Un grosso spavento e la paura di perdere la vita. Così il titolare della palestra Hauser di Marlia, Stefano Bicchi, ricostruisce gli attimi vissuti in prima persona quando hanno iniziato a divampare le fiamme da un annesso esterno della struttura che è andato completamente distrutto. Quando è esploso il rogo, il titolare si trovava all'interno della palestra, chiusa naturalmente al pubblico. Era insieme alla sorella con la quale stava sbrigando delle pratiche contabili. Eravamo al telefono tra l'altro con la commercialista che assistito diciamo indirettamente alla situazione e ci siamo accorti tramite lo spegnimento di alcune luci esterne che c'era qualcosa che non andava, siamo usciti all'esterno e c'era l'inizio di un incendio, abbiamo provato a domarlo in qualche modo tramite estintori in qualche modo ma non siamo riusciti, abbiamo allertato subito i vigili del fuoco che sono prontamente arrivati. La sensazione che è veramente brutta, la paura di vedere saltare da un momento all'aria tutto e la paura di diciamo morire è stata dura e fortunatamente siamo qui a raccontarlo. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma secondo il titolare potrebbe essersi trattato di un cortocircuito. Una batosta che si aggiunge ad una situazione complicata in partenza a causa della chiusura imposta dalle restrizioni, riferisce Bicchi, che ha voluto anche rispondere ad alcune accuse che avrebbe ricevuto nelle ultime ore. Dolo da parte di qualcuno, tantomeno da parte nostra, come è stato magari accusato da qualcuno, no, assolutamente no. E purtroppo la fatalità può succedere in qualsiasi momento di un cortocircuito e stavolta è toccata a noi.